Francesca Ghillemi in Cip e Ciop Agenti Speciali. Allora, diciamo che è il tuo vero primo doppiaggio di un cartone animato e soprattutto di un Disney. Hai trovato qualche difficoltà? Ti è piaciuto? Com'è andata? La difficoltà stava nell'idea che avevo, quindi prima di arrivare al doppiaggio, prima di farlo, ero un po' terrorizzata, perché appunto mi sono sempre autodoppiata, ho sempre doppiato me stessa, questa era un'altra cosa. Poi dall'americano il sync non è lo stesso, perché alla fine no, non c'è un sync, è solo un movimento. No, lì per lì poi non è stato così difficile o traumatico, mi sono divertita, ho visto anche poi, avevo dei maestri bravissimi che ho ammirato tanto, ci siamo pure scambiati, loro mi hanno dato dei consigli su come migliorare. Morelli e Bo. No, loro non li ho incontrati al doppiaggio, mi riferivo al direttore del doppiaggio, Leslie, quindi ho cercato di rubargli qualche tecnica che magari utilizzerò poi sui miei personaggi. Ecco. Senti, chi è Scheggia? Scheggia è un personaggio che nel gruppo di questi amici, io la vedo come un personaggio estremamente positivo, quella che risolve i problemi, quella che tu vorresti proprio avere come amica sempre, vorresti avere un'amica tipo Scheggia. E, oggi abbiamo parlato molto del tema che viene affrontato in questo Cip e Ciop in particolare, quindi un tema di amicizie abbandonate, ritrovate, di carriere, di successi che vanno su e giù. Secondo me c'è dietro questo film un bel messaggio, c'è intanto un incontro tra il passato e il presente, dove abbiamo trovato diversi punti incontro tra genitori e figli, ad esempio, tra culture diverse, momenti diversi della nostra vita. E poi il tema dell'amicizia, che secondo me è un tema fondamentale, un po' come il tema della famiglia, perché non si può vivere senza delle amicizie vere e belle. Posso chiederti per caso com'è andato lavorare con Kanye Mann per la nuova serie TV? Ma Gianna, anche con lui io devo dire che sono sempre stata molto fortunata. Non so se è fortuna o anche una capacità di creare sempre dei bei rapporti, ma in questi 18 anni di carriera mi sono sempre trovata accanto a me delle persone con cui ho condiviso dei bei momenti, da Lino Guanciale a Spollon, a Saurino, a Jean. È una bella persona, se è questo che ti interessa sapere.